Non è che poi si candiderà alle prossime elezioni. Oh, questa è una domanda. Questa è una domanda cattivella. No, non, beh, la mia azione, sì, sì, no, no, la mia azione è rivolta esclusivamente alla città. Questo è un impegno già molto importante e di grande responsabilità, perché stiamo avviando in questa città un nuovo strumento della democrazia partecipata. Quindi non si candiderà. Per il momento lo escludo, anche perché sono incompatibile. Essendo un professionista, essendo un architetto che lavora nella ricostruzione, dovrei scegliere o la carriera politica o la carriera professionale. Siccome la carriera professionale la porto avanti da 30 anni, il Bond Center nasce ovviamente, come abbiamo più volte ripetuto, come luogo, sì, come luogo di confronto e di analisi della situazione, delle problematiche della situazione della città dell'Aquila. E è composto da varie organizzazioni ed enti ed istituzioni, nonché da gran parte delle associazioni che rappresentano la cittadinanza attiva dell'Aquila. Sono circa 65 le componenti che attualmente hanno costituito e fondato lo Urban Center. Ci si augura che presto questo numero sarà incrementato da tutti, diciamo, tutti gli altri settori che attualmente mancano, e mi riferisco al settore imprenditoriale, al settore produttivo, al settore economico e finanziario della città, per avere così una rappresentatività completa di tutte le dinamiche urbane. Operativamente adesso andremo a completare gli organi statutari, quindi con l'elezione del comitato scientifico, e dopodiché saremo effettivamente così operativi, avremo tutte le componenti elette e rappresentate, no, e si andrà quindi successivamente all'azione, diciamo, quella effettiva ed incisiva. Pensiamo di istituire un sito web e un organo di stampa che ci permetta di raggiungere tutti i cittadini, anche quelli che magari non sono dotati di computer. Pensiamo di istituire dei tavoli tematici dove dibattere appunto le problematiche emergenti di questa città. Ovviamente il problema dell'Aquila è un problema particolare nel panorama di tutte le città d'Italia. Noi siamo una città in ricostruzione totale, per cui è ovvio che i problemi che saranno posti all'attenzione con maggiore priorità saranno quelli della sua ricostruzione, quindi che convergeranno poi nel nuovo piano regolatore, ma anche nel piano strategico. Saranno quelli delle problematiche che attualmente affliggono l'amministrazione, come la gestione del progetto case, sotto il profilo diciamo sia economico, ma anche sotto il profilo di sviluppo, di un futuro sviluppo. Ma non solo questo, pensiamo alle tematiche dello sviluppo del Gran Sasso, pensiamo ad altre tematiche che sono quelle ambientali. Ci sono in corso diverse azioni che coinvolgono non solo il Comune dell'Aquila, ma anche tutta la compagine territoriale, e mi riferisco per esempio ai contratti di fiume. Queste sono tutte problematiche che io mi aspetto che vengano sottoposte all'attenzione dello Urban Center e dei suoi organismi. Fabio Pellini, in parole semplici, cos'è un Urban Center? Un Urban Center è una casa della città dove ciascuno può sentirsi a suo agio, perché si incontra con altri soggetti pubblici e privati e insieme discute delle questioni strategiche e più importanti quindi della città. È un organismo di partecipazione, e per partecipazione noi intendiamo quella vera, quella che informa, quella che assume e fa assumere decisioni, quella che monitora sulle decisioni assunte. È chiaramente una sfida, perché gli urban center in Italia sono di diversa natura: ci sono quelli prettamente informativi, quelli che tentano di far partecipare i soggetti vivi delle città. Noi abbiamo adottato un sistema e un'organizzazione orizzontale, dove l'assemblea dei soci e dei soggetti aderenti è orizzontale, dove ciascuno conta uno e dove le decisioni che vengono assunte contribuiscono a determinare l'indirizzo dell'amministrazione.
e lei garantisce ci saranno accolte, insomma, le istanze di questo urban center? Dal mio punto di vista, o l'urban center, come qualunque strumento partecipativo, conta nelle decisioni che vengono assunte, oppure diventa un organismo del tutto inutile. Quindi io credo che l'urban center dell'Aquila, che abbiamo fortemente voluto, deve avere tre caratteristiche: deve essere autonomo dall'amministrazione, qualunque essa sia, questa come quelle future; deve essere utile alla città, perché contribuisce a costruire un'intelligenza collettiva che apporta idee e contributi allo sviluppo e al processo di ricostruzione nella fattispecie aquilana; e deve essere efficace, cioè deve essere concretamente presa in considerazione nelle decisioni che verranno assunte. Concretamente, facciamo degli esempi concreti, quali sono i temi in cui servirebbe più partecipazione? Beh, io credo che la partecipazione non è mai troppa, e quindi dalle questioni impattanti per il territorio a quelle strategiche per la città, la partecipazione non solo è utile ma è necessaria. Anche per prevenire i conflitti? Per prevenire i conflitti. È chiaro che la democrazia, e la democrazia partecipativa in particolare, è molto più faticosa a monte, ma scioglie molti nodi a valle, e quindi io credo che sia utile per tutti avere uno strumento come l'Urban Center che dia un contributo in questo senso.